umani, collocando su un piano più avanzato questa complessa problematica, anche nei rapporti con la Repubblica Popolare Cinese. In ogni caso, e faccio appello al Governo, anche il gruppo del Partito Democratico chiede di essere molto attento, il Governo sia molto attento e vigile nella fase interpretativa ed esecutiva, perché la tutela delle libertà individuali e il diniego di pratiche di violazione dell'autonomia e della libertà delle persone rappresentino un impegno centrale nell'applicazione del Trattato. Per queste ragioni, con questo spirito, il gruppo del PD annuncia e conferma il voto favorevole. Grazie. Grazie a lei. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato, numero 2620. Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese fatto a Roma il 7 ottobre 2010. La votazione è aperta. Colleghi, acceleriamo gentilmente? Onorevole Segoni non riesce a votare. Rostellato. Famiglietti. Bico. Ok, ha votato. Colleghi che non riescono a votare? Sempre onorevole Rostellato. Altri che non riescono a... Chi è? Onorevole Bonaccorsi, acceleriamo gentilmente. Non c'è bisogno che alza la mano, io la vedo, ecco. Bene. Altri? Sì. Onorevole Colletti, prego. Se può accelerare, onorevole Colletti, che noi staremo per chiudere la votazione. È sbloccato, onorevole Colletti. Forse se lei va a votare dal suo posto è più semplice l'operazione. Bene, non ci sono altri? La votazione è chiusa. Presenti 413, votanti 393, astenuti 20, maggioranza 197, favorevoli 393, contrari nessuno, la Camera approva. Colleghi, devo comunicarvi che la collega Maria Marzana e il collega Salvatore Piccolo sono stati colpiti da un grave lutto, la perdita della mamma. Ai colleghi la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2798A, modifica al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge numero 370, 372, 373, 408, 1285, 1604, 1957, 1966, 1967 e 3091. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito della discussione è pubblicato in caccia al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricordo che nella seduta del 28 luglio 2015 sono svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Avverto che fuori dalla seduta sono stati ritirati dal presentatore gli emendamenti Marotta 10.1 e 11.9. Avverto che la Commissione ha presentato gli emendamenti 7.600, 7.601, 11.600 e 11.0600 che sono in distribuzione. Invito i relatori e il rappresentante del Governo.